Sono l'avvocato Antonino Soresi e sono qui per rappresentarvi degli spiacevoli fatti che hanno interessato il cimitero di Partinico in provincia di Palermo, che per un verso mi riguardano personalmente perché hanno a che fare con la sepoltura gentilizia concessa alla mia famiglia e per altro verso riguardano tutta la collettività di Partinico per i gravi ammanchi che si sono verificati da parte del comune. Ho qui con me una documentazione corposa afferente a quello che sto in questo momento per rappresentarvi. Cercherò di essere quanto più succinto possibile, nonostante noi avvocati talvolta non siamo muniti di quello che è il dono della semplicità di dialogo. Sostanzialmente quello che è avvenuto è che all'interno del cimitero di Partinico, dove ci sono dei regolamenti di polizia mortuaria valevoli dal 2004 e degli anni seguenti, afferenti la tumulazione, il rilascio di concessioni, l'esecuzione di opere di manutenzione ordinaria che permettano il rispetto del decoro dei luoghi, è avvenuto un fatto spiacevole, ossia una mancanza di vigilanza da parte del comune di Partinico che è demandato a ciò su alcuni lavori su una sepoltura gentilizia confinante con quella della mia famiglia che hanno comportato lo sconfinamento in un'area che era per l'appunto di pertinenza comunale con acquisizione da parte del soggetto che ha eseguito queste opere di spazi comuni a tutti i cittadini o comunque tutti i concessionari, quali ad esempio le aiuole, violando in tal modo il regolamento di polizia mortuaria, laddove all'articolo 49, lettera G, del medesimo regolamento citato, impedisce a tutti gli utenti o concessionari di deturpare o demolire le aiuole. E in alcun modo, in qualche modo anche l'articolo 49, lettera R del regolamento condominiale che non permette di costruire o operare all'interno di concessione di altri. Nello specifico, nel mese di giugno, avvedutomi di questo grave fatto, ho provato a scrivere all'amministrazione comunale, la quale non ha riscontrato tempestivamente, se non con una lettera con cui comunicavano di avere preso in carico la pratica, quelle che sono state le mie richieste, di guisa da costringermi successivamente, nel mese di novembre, a depositare un'istanza di accesso agli atti al fine di verificare la liceità di quelle che erano le procedure poste in essere dai confinanti alla nostra concessione cimiteriale, accorgendomi di questo grave problema. Ho qui anche materiale fotografico che chiaramente offro a disposizione di tutti gli utenti e degli ascoltatori, dal quale si evince esattamente qual era il precedente stato dei luoghi rispetto a quanto da me denunziato e a quello attuale. Orbene, quello che emerge senza entrare troppo nel dettaglio, anche perché esiste appunto un procedimento che sta per cominciare anche in sede civilistica, per cui non trovo corretto in questo momento andare a indicare i soggetti interessati anche per una tutela di riservatezza, quello che emerge è che quando viene eseguita una qualsiasi opera che è volta al rispetto del decoro dei luoghi da parte di un utente concessionario privato, ci deve essere un organo comunale, un responsabile del procedimento, che verifichi la corretta esecuzione delle opere ordinarie di cui richiede l'autorizzazione. Non soltanto nella quantità, quindi nel rispetto dei limiti della concessione, ma anche nella qualità proprio per il rispetto del decoro dei luoghi che deve essere garantito all'interno del cimitero, come nei luoghi di chiesa o in altri luoghi dove ci si deve adoperare per mantenere quel regolamento assolutamente intatto nel rispetto di tutti gli utenti. Detto questo, l'amministrazione comunale, soltanto all'esito della mia richiesta di accesso agli atti, si è attivata comunicando al concessionario vicino che era stata appunto fatta questa mia richiesta di accesso agli atti, quindi notificando effettivamente per l'esercizio dei diritti del concessionario. Ho eseguito l'accesso agli atti e mi sono reso conto che l'autorizzazione che era stata rilasciata in favore del concessionario in realtà era un'autorizzazione all'esecuzione di opere ordinarie,
Per capirci, però, per ordinare si intende la sostituzione di un marmo di medesima qualità e fattura rispetto a quello lesionato che deve essere per l'appunto sostituito, o in alternativa, ove non sia possibile andare a reperire i medesimi materiali utilizzati all'epoca per la concessione, per la costruzione della sepoltura, la sostituzione intera rispettando comunque il decoro dei luoghi e anche dei confinanti. Pertanto c'è una mancanza evidente, perché ove il comune di Partinico, decorsi i giorni entro i quali i concessionari dovevano eseguire delle opere ordinarie per come avevano detto, avesse verificato per il tramite del suo funzionario l'adeguata esecuzione delle opere, verosimilmente oggi non mi troverei qui a denunciare questo spiacevole fatto, che evidentemente posso immaginare come è avvenuto nel mio caso, possa anche verificarsi nei casi di concittadini partinicesi che per ragioni di lavoro magari hanno la propria residenza in altre città d'Italia e non si trovano garantiti nella tutela dei loro diritti da un'amministrazione comunale che invece ovviamente richiede il pagamento degli oneri concessori quando si deve fare qualsiasi attività.